Siamo ritornati nuovamente a Yalam. Questa volta però con il viaggio rapido. Che cosa intendo col viaggio rapido? A Endgame, quando tu ottieni teletrasporto e ti trovi sulla mappa, puoi usarlo per visitare tutte le aree già precedentemente visitate. Magnifico! E ovviamente siamo qui a Yalam per farci forgiare la materia oscura. La materia oscura, però qua la chiamano nera. La materia oscura ci serve ovviamente per creare uno strumento maledetto. E chi usa gli strumenti maledetti ad ora? Jenna. È incredibile come l'abbiamo buildata per essere cattiva. Ok, abbiamo ottenuto la spada scura. Però mi sono ricordato male, questa spada non possiamo darla a Jenna. Potremmo darla a Garrett oppure a Pierce. Ma ho scoperto che purtroppo in questo gioco c'è un solo anello clericale. Ed è un peccato. È un peccato. Quindi ho deciso che per il momento la spada scura la venderemo. Se mai decideremo di cambiare build, la compriamo. Anche perché Jenna ha ancora delle possibilità di ottenere degli strumenti utili. E uno di quegli strumenti utili lo otteniamo proprio con l'Oricalcon, nella speranza che ci esca. Perfetto, alla prima l'abbiamo ottenuta subito. L'asta della nebula scatena contro stella. Allora, dico che questo è lo strumento più forte attualmente, ma c'è ancora di meglio, che possiamo dare a Jenna. Il problema è che al momento non ce l'abbiamo questo meglio. Ci arriveremo però. 513, Jenna, tu credimi tesoro, sei una bestia. La Masamune, possiamo darla a qualcuno? Tieni, tutta tua. Giusto curiosità, quest'asta nebula, 423, 402, 459, non male, ci arriveremo a scambiarle con gli altri. E ora ci rimane fuori tutto il resto delle cose forgiabili che abbiamo, ad esempio i due cuori di golem. Perfetto, forgiato tutto il forgiabile, andiamo a vendere le cose inutili. E per cose inutili si intende anche questa. Oh, ne abbiamo già in abbondanza. Non ci lamentiamo. E la spada, come ho detto, decideremo a tempo debito. E ora è arrivato il momento di tornare sui nostri passi. Ci teletrasportiamo qui ad Alafra. Che bello non dover più girare per 200 ore quando hai praticamente il viaggio rapido. E ora ci dirigiamo al deserto dello Yampi. E voi vi direte, perché il deserto? C'è una zona che non avevamo potuto visitare al tempo. Una zona che ovviamente ci richiedeva una psioenergia molto specifica. Psioenergia che abbiamo ottenuto molto tempo fa. Il problema qual era? Che anche avendola ottenuta, la zona era pressa poco inaccessibile comunque. Mamma mia quanto tempo è passato da sto deserto. A volte mi sembra ieri che ancora stavamo facendo questa parte e avevamo aiutato il sindaco ad attraversarlo e tutto il resto. Mamma mia, sembra ieri mi è passato un sacco di puntate. Se vi ricordate, in questa zona una volta, con rivelazioni le rocce ci puntavano verso l'alto e noi non capivamo. Ora la storia è diversa visto che abbiamo sabbia. Possiamo raggiungere tutti i luoghi che vogliamo. E tutto questo dove ci porta? Ovviamente alla prima cascata. Questo perché? Perché possiamo passare attraverso i sassi. E qui troviamo una grotta. Già, in questa grotta troveremo nemici di un livello giusto superiore rispetto alla media. Ah, mi aspettavo un Mimic, sinceramente.